Buongiorno a tutti. Sì, Fabrizio, lo sai, io vengo dalla radio fondamentalmente, quindi ho cominciato a fare radio da ragazzino. E per me, io quando ho cominciato l'avventura con il Festival di Sanremo, con il primo Festival 2020, quindi insomma diciamo a lavorare nel 2019, il mio primo obiettivo era quello di portare più canzoni possibili nelle radio e quindi poi seguire sulle varie piattaforme, insomma, web, che ci fosse la possibilità da parte di tutti di poterli ascoltare, che portasse un pubblico giovane. Io ricordo sempre il dato che fu, come dire, comunicato nella prima conferenza stampa del Festival di Sanremo del 2020, quando si diceva che la quantità di giovani sotto i 24 anni, credo, Federica mi potrà aiutare con la memoria, era poco più del 30% ed era considerato un dato interessante per Sanremo. Oggi siamo al 95%, è sempre stato un livello che di anno in anno si è alzato sempre di più. Io credo che il livello di quest'anno sia assolutamente eccelso, cioè se io chiudessi gli occhi e puntassi il dito a caso su tre di loro non sbaglierei, perché loro hanno tutti e 12 un grandissimo talento, tutte le loro canzoni sono, devo dire, bene, quelle che ascolteremo stasera, ma anche quelle che poi ascolteremo nel Festival di Sanremo, chiaramente sul palco dell'Ariston per tre di loro, però è un livello altissimo. È chiaro che la decisione per la commissione sarà difficile, infatti io dico sempre scherzando, io do 10 a tutti, quindi chi non passa è il resto della commissione che mi ha. In realtà è veramente difficile, però quello che invito, essendo purtroppo bisogna fare una scelta, e quindi chi non dovesse passare invito a non mollare. Beh, è stato fondamentale, no, riportare questa trasmissione, ricordo bene Silvio Ormò. Ma il sogno mio dell'amministrazione, quello che sta avvenendo un pochino adesso in parte, è quello proprio di creare un format, a mio avviso, legato a tutto il percorso di questi ragazzi che poi arrivano a questa serata. Su questo in parte è stato fatto, come ricordavo prima, secondo me il passaggio importante è che Aria Sanremo e Sanremo Giovani erano sempre visti un po' come due binari che non si incontravano mai. Secondo me il grosso lavoro legato a questa trasmissione di aver avuto un unico direttore artistico, un'unica commissione per entrambe il format, quello è stato secondo me un passo importante per la crescita, ma anche per una questione che non vuol dire nulla, cioè sono due nomi diversi, ma in realtà poi hanno lo stesso obiettivo, quello di far crescere i ragazzi, di dare un'esperienza, di dare un'ulteriore possibilità. E il fatto di Sanremo Giovani, poi c'è un altro aspetto che si vedono forti critiche, che quando abbiamo deciso, non noi ma Amadeus ha deciso, di togliere, vuol dire, quella parte di Sanremo Giovani legata alla serata del festival, che sono nate molte critiche perché scomparirà Aria Sanremo, in realtà vorrei ribadirlo adesso, secondo me è stata una scelta giusta, perché cosa vuol dire Sanremo Giovani all'interno del festival? Cioè, la musica è di ogni età, è giovane, io ho appoggiato e condiviso questa scelta che è stata fatta dire dal titolo. Ci sono state parecchie polemiche, dunque in questi anni questo format è cresciuto, sono molto contento del lavoro che è stato fatto e a mio avviso ci sono ancora degli spazi da riempire, si possono fare ancora tantissime cose. Per noi è la trasmissione, la musica, però per noi è una grande vetrina, qualsiasi serata si fa a Sanremo si parla del nostro territorio, della nostra città, dunque ha delle ricadenze poi lavorative che dà più lavoro a tutti, fare del festival, delle trasmissioni in città. Grazie.